Giornata mondiale del volontariato. Daniela Cuzzolino Berosler ci racconta un'iniziativa nella Bergamasca che coinvolge Regione, Proloco e Alpini. Siamo a Proloco Alpini, apri! Grazie! Da questa mattina presto i volontari lasciano i pacchi davanti alla porta nei comuni di Almenno, San Bartolomeo e San Salvatore, in provincia di Bergamo, per un'iniziativa a sostegno delle famiglie in difficoltà. Questa iniziativa è partita ad aprile, è appena iniziata il lockdown, a favore della comunità di Almenno San Bartolomeo, con questa iniziativa nel carrello della comunità, dove la gente lasciava delle borse per la comunità. Con l'aiuto della Regione Lombardia i pacchi di generi alimentari sono diventati una sessantina e a distribuirli danno una mano gli alpini. Seguiamo un po' la nostra Proloco dando cibo alle persone che hanno bisogno, che non arrivano a fine mese. Un'iniziativa partita con l'aggravarsi della situazione già precaria di molte famiglie. La Regione Lombardia quest'anno ha dato 315 contributi a tante piccole associazioni di tutto il territorio per aiutarli nelle loro attività. Quest'anno il terzo settore non ha potuto beneficiare delle vendite, delle vendite delle piante, delle ceneri raccolte a fondi, e quindi questo contributo è stato necessario per poter fare iniziative belle come queste in tanti altri comuni del territorio.